È stato aperto al piano terra della sede centrale di Viale Mediterraneo un ufficio dell'assessorato ai servizi sociali del comune di Gela. È quanto hanno disposto il sindaco Domenico Messinese e l'assessore Licia Abela, accogliendo la richiesta dell'associazione H di Paolo Capici. I locali, accessibili senza barriere architettoniche, eviteranno disagio all'utenza che ha problemi di deambulazione. Tutto questo, insomma, è stato possibile anche grazie e soprattutto alla richiesta dell'avvocato Paolo Capici. Noi ci siamo fatti promotori perché il nostro è uno spirito, insomma, rivolto verso le fasce più deboli, verso le fasce che hanno bisogno e necessitano giustamente di tutela e di rispetto. A me, come ho avuto il piacere di ribadire diverse volte, l'avvocato Capici rappresenta una risorsa e quindi io sono al suo fianco e lui al mio per lavorare insieme, per trovare insieme le soluzioni, perché vogliamo essere vicini alle persone che ne hanno di bisogno. Sono 30 anni che facciamo questo tipo di richiesta e quindi dobbiamo dare merito all'assessore Abela che ha sposato, non a parole ma con fatti, la nostra causa e abbiamo acquisito la dignità di essere ricevute a piano terra o in un locale dove c'è un ascensore e quindi le persone con disabilità, anziani, possono tranquillamente aspettare in un corridoio comodamente dove ci saranno anche, penso, delle sedie, delle poltroncine e questo è, diciamo, è un passo di civiltà, oltre che essere anche un passo di legalità, perché noi ci dobbiamo muovere in entrambi i fronti, sia della legalità ma principalmente della civiltà, perché la civiltà è quella che ci dà più dignità. Abbiamo sempre, grazie all'assessore, sbloccato il trasporto speciale, abbiamo sbloccato il trasporto scolastico. E penso che l'assessore lavorerà ora con noi, dopo che abbiamo fatto, come dire, l'emergenza, per dare un volto diverso alla volontà del terzo settore, perché sono temi che ci toccano e che sono molto più importanti di quelli che abbiamo affrontato.